Ciao a tutti e a tutti. Oggi leggiamo insieme un altro libro edito Iperborea. Tutti i cari animaletti. Si tratta di un libro sul tema della morte, una storia curiosa e tenera, ricca di sfumature e di uno humor disarmante. Tutti i cari animaletti affronta il più serio degli argomenti attraverso la leggerezza, la spontaneità senza filtri e la capacità che hanno i bambini di risolvere i grandi problemi con il gioco. Quindi mettiti comodo e comoda e ascolta. Un giorno ci stavamo annoiando e avevamo voglia di fare qualcosa di bello. Esther fu tutta contenta quando trovò un bombo morto. Oh, è così triste. Oh, è così terribile, disse. Ma finalmente succede qualcosa. Il bombo era peloso e a strisce, con le ali sbilenche e le zampette scomposte. Esther se lo mise sul palmo e gli accarezzò la schiena. Ti voglio bene, bombino mio, disse con voce rotta. Era sempre molto coraggiosa. Io ero piccolo invece e avevo paura sia della vita che della morte. Neanche conoscevo qualcuno che fosse morto. Tienimi questo affarino, così gli scavo la fossa, disse Esther. Io feci un passo indietro e nascosi le mani dietro la schiena. Fifone, disse lei alzando gli occhi al cielo. I bombi pungono, risposi. Ma che cavolo, è morto! Potrei scrivere qualcosa, invece, proposi, una poesia sulla morte crudele. Lei sbuffò e andò a prendere un badile, qualche seme di fiori e una scatola da sigari in cui seppellirlo. Poi seguimmo il nostro sentiero segreto fino alla radura che non conosceva nessuno. Esther scavò una fossa profonda e io intanto scrissi. So scrivere sul serio. Penso tantissimo e ho dentro tante parole. Lei sudava, il sole splendeva, gli uccelli cantavano in tutti i cespugli. Bah, poesie, disse ridacchiando. Seppellimmo il bombo nella fossa nera, spargemmo sulla terra i semi di fiori azzurri, poi disponemmo in cerchio dei boccioli gialli e rossi. Poi decantai la mia poesia. L'avevamo qui fra le dita. Ora è sepolta questa piccola vita. Esther si soffiò il naso nella mano, poi disse: Caro bombino mio. E vabbè, la vita continua. Si mise a camminare su e giù per la radura. Pensava e le stava venendo un'idea. Tutto il mondo è pieno di morti, disse. Sotto ogni cespuglio c'è un uccello, una farfalla, un topolino. Qualcuno deve essere buono e occuparsene, qualcuno deve sacrificarsi e seppellirli tutti. Chi? Domandai. Noi, mi rispose. Cercammo tra i cespugli, in mezzo ai rovi, sotto gli alberi, nei campi. Purtroppo non c'erano tutti i morti che speravamo. Venne ad aiutarci anche il fratellino di Esther, Putte, ma non sapeva cosa cercavamo e perciò non trovò nulla. Comunque era così piccola, piccolo che non contava davvero. Alla fine trovammo un topo ragno. Ecco, disse Esther soddisfatta, ora abbiamo da lavorare. Che fa tutto fermo? Chiese Putte. È morto, rispose Esther. Cosa vuol dire? Perché sta lì fermo? Gli spiegammo per bene che ogni essere vivente deve morire. Tutti un giorno moriranno e non si muoveranno più. Alla fine, Putte capì. Anch'io, disse, muoro. Non adesso, stupidino, disse Esther. Quando diventerai un vecchietto, gli spiegai, allora morirai. Cominciò a tremargli il mento e disse: Ma poi la mamma e il papà sono tristi. Tieni il topo ragno, mi ordinò Esther con un sorrisino. Mi ficcai le mani in tasca e scossi la testa. Non hai il coraggio di toccarlo, lo sapevo, non vali niente.
Mostrammo a Putte il sentiero segreto e seppellimmo insieme il nostro caro amico Topo Ragno. Esther scavò la fossa in mezzo alla radura, trovò altre scatole da sigari nel capanno e inchiodò le croci. Io recitai una poesia sulla morte inaspettata e incomprensibile. La morte dura mille e mille anni. Fa male essere morti? Si è soli? Si ha paura? Putte piangeva con dei grandi lacrimoni. Adesso aveva capito. Anch'io, disse tirando su col naso. Ma poi la mamma è triste. Eravamo proprio buoni e gentili a prenderci cura degli animaletti morti. I più buoni del mondo, mi sa. Quella noiosa giornata estiva ci divertimmo un sacco. Fondammo una ditta che si chiamava Funerali Spa. Avremmo fatto i funerali più belli del mondo, non c'erano dubbi. E aiutato tutte le povere bestioline morte sparse in giro. Esther aveva il compito di scavare. Io dovevo scrivere le poesie e Putte doveva piangere. Ci procurammo una valigia con tutto l'occorrente per il miglior funerale del mondo. Badile, stecchini del gelato per le croci piccole, pezzi di legno per le croci grandi, martello, chiodi, tante scatoline piccole e alcune più grandi per le bare. Belle lapidi, pennelli e colori, semi di fiori azzurri, boccioli gialli e rossi. Esther fece un giro di chiamate ai vicini. La sentì parlare al telefono. Dalle parti di Morlanda avevano trovato un criceto. Ottimo, seppelliremo Nuffe nel migliore dei modi. Certo, possiamo fissare il funerale alle 3. Se cantiamo, sì, nessun problema, inni sacri a volontà. Costa solo 5 corone, anzi volevo dire 10. Per quanto tempo ci occupiamo della tomba? In eterno, sì. Una bella radura dove non disturba nessuno. In eterno, allora. Benissimo, affare fatto. Meglio di così si muore. Il piccolo Nuffe era lì tranquillo con gli occhietti chiusi. E si sta solo dormendo, disse Putte e voleva svegliarlo. Ehi, tu! Esther disse con la sua voce da funerale. Ora dormirà per sempre, ma noi non lo dimenticheremo mai. Ci danno 10 corone, devi fare il bravo ed essere contento. Putte, adesso abbiamo da lavorare. Io avevo mal di pancia perché avevamo promesso di occuparci della tomba. In eterno. Scrissi l'inno sacro per Nuffe. Arriva l'inverno con il tempo brutto. Grazie Nuffino, grazie di tutto. Tante grazie a te, Peppè, da cantarsi molto, molto lentamente. Faceva caldo e splendeva il sole. La padroncina di Nuffe piangeva e piangeva. Putte cercò di consolarla. Se poi guarisce lo ritiriamo fuori. Sì, Peppè. E mentre canticchiava dipingeva la lapide. Il papà di Esther ci diede da seppellire un gallo che era ormai diventato vecchio e stanco. Esther scavò una fossa enorme con il grosso badile e poi lo mettemmo nella tomba. Le galline ci avevano seguito sul sentiero segreto. La morte arriva improvvisamente alle 3. Ma perché? 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 Le galline erano state invitate alla mesta cerimonia, ma raspavano allegre la terra in cerca di lombrichi. Insomma, che vi prende? Le sgridò Esther. Dovete essere tristi, tontolone. Esther trovò 3 aringhe morte. Erano in frigo in un sacchettino. Dipingere le lapidi è la cosa più bellissima, disse Putte. Un altro pescetto c'è qui, poveretto. A volte la vita ti fa lo sgambetto. Ma dai, devono avere dei veri nomi, disse Esther. E poi sulla tomba non puoi scrivere un altro pescetto. La nonna aveva trovato nelle trappole 9 topolini. Di solito li buttava ai gatti e fine. Prima però dovevano battezzarli, ci servivano dei nomi. Io ti battezzo Paolo Antonio e tu sarai Sven Musone.
Un topolino grassoccio lo battezzammo invece Ciccio Maiale. Oh Ciccio Maiale, noi ti salutiamo, stai pure tranquillo che poi ti pensiamo. La radura stava cominciando a diventare un bellissimo cimitero, purtroppo non ci pagavano per i funerali. E a un certo punto Esther mise il broncio. Che schifo di pompe funebri, disse. Solo bacherozzi e bestioline insignificanti. Tra un po' andremo a raccogliere le mosche morte dai davanzali o le formiche per terra. Ma quelle corrono, disse Putte, sono vive. Chi se ne frega, possiamo seppellirle lo stesso, tanto poi muoiono. Era davvero, davvero di pessimo umore. Vorrei un animale grande. Un cinghiale furioso, disse con voce sognante, un maialone grosso e arrabbiatissimo, così arrabbiato che gli è scoppiato il cuore. Mi inventai una rima. Un maiale, una mucca e una cocorita non camminano più sulla strada della vita. Sulla strada, disse Putte assonnato, schiacciati! Splat! Ma certo, gli animali schiacciati dalle macchine. Esther tornò allegra. Ci tirammo dietro il nostro pesantissimo valigione pieno di croce e lapidi e raggiungemmo la provinciale. Trovammo un riccio spiaccicato con molte spine. Il papà di Esther aveva un paio di guanti da motociclista e così mettemmo il riccio nella tomba. Sembrava un filone di pane nero. In cielo correrai leggero come un gatto, non striscerai più in giro, grosso, puntuto e piatto. Poi tornammo a cercare lungo la strada e alla fine trovammo qualcosa di grandioso. Era la lepre più lunga che avessimo mai visto. Secondo me è la più grande di tutta la Scania. Esther si mise a ballarle intorno per la gioia. Visto che ti fanno schifo gli animali morti, prendi i guanti, dai, mi disse. Lei si procurò una valigia come bara. Battezzammo la lepre Ferdinand Axellosson. La sistemammo benissimo con un cuscino e una copertina a scacchi. Ora partirai per il viaggio eterno, disse Esther. Putte scoppiò a piangere. E io? Anch'io ho un cuscino quando muoro. Sì, quando morirai avrai un cuscino, rispose Esther. E la copertina? Sì, anche la tua copertina preferita. E il mio coniglietto? Ma no, povero coniglietto, prendi l'orsacchiotto. E un po' di pappa? Se vuoi avrai biscotti, dolcetti e sciroppo di frutta. Ok, disse Putte e smise di piangere. Esther gli soffiò il naso. Riposa un poco adesso, riposa e stai sereno. Un giorno non lontano lo sai, ci rivedremo. Vidi che Esther aveva le lacrime agli occhi. Dilla un'altra volta, disse piano. Cavoli, se sei bravo a scrivere poesie. Cominciava a fare buio, eravamo molto soddisfatti della giornata, eravamo stati davvero bravi e buoni. Adesso eravamo però stanchi. D'un tratto vedemmo due merli che si rincorrevano in volo tra gli alberi e i cespugli e poi sentimmo che uno dei due si schiantava contro un vetro della veranda. Pam! Non avevo mai visto morire nessuno. Ci accovacciammo intorno al merlo caduto a terra, batté le ali, aprì il becco, le zampette sussultarono, poi rimase immobile. Un attimo appena. Ed era morto. Dobbiamo seppellirlo, disse Putte. Caro piccolo merlo, ti faremo il funerale più bello del mondo, disse Este. Sì, così poi torna contento, disse Putte. Di colpo dimenticai che avevo paura. Il merlo era così nero che scintillava. Aveva il becco giallo. Lo presi tra le mani. Era grande ma leggerissimo, lo portai fino alla radura. Esther non disse niente. Forse ai piccolini, con la mamma, disse Putte. Si chiamerà Papino, decisi io.
Preparammo la tomba. Nella radura i rami verdi formavano una volta come in una chiesa. Andammo a prendere una candela e l'accendemmo. Scrivemmo Papino sul sasso più bello. Io recitai la poesia, tenendomi Merlo stretto stretto al petto. Papino era ancora caldo, la terra era fredda. La tua canzone ora è finita e qui finisce la tua vita. Nel buio e freddo il corpicino. Grazie per esserci stato, Papino. Un altro Merlo intonò un canto bellissimo. Mentre recitavo i versi, mi venne un nodo in gola. Esther piangeva. Tutti e tre fummo presi da una grande solennità. La tristezza era come una coperta nera sulla radura. Alla fine Putte si addormentò. Lunga è la vita, breve la morte, si deve morire, ma solo per poco. Poi cresce l'erba, pian piano, e il muschio, sopra la tomba sbocciano i fiori e finalmente scende la quiete. Il giorno dopo eravamo tutti presi da qualcosa di completamente diverso.